L'anno 2024, il giorno 2 dicembre, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, presta giuramento l'onorevole Tommaso Foti, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Del giuramento del ministro senza portafoglio Tommaso Foti, prestato oggi 2 dicembre 24 in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato redatto distinto verbale, firmato dal giurante, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Grazie per servito. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito dei controlli svolti quotidianamente nell'area metropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un soggetto in flagranza di reato e sequestrato 14 armi da fuoco, oltre 1.400 proiettili, silenziatori, caricatori e materiale per la lavorazione e la modifica di armi di ogni tipo. Alla luce anche dei recenti episodi di utilizzo di armi a Palermo che hanno visto protagoniste anche persone di giovanissima età nelle zone della movida cittadina e al conseguente allarme sociale venutosi a creare, l'attenzione sull'uomo è stata massima sin da subito. Lo stesso veniva notato più volte intrattenersi in luoghi appartati con soggetti vicini ad ambienti criminali cittadini e quasi sempre prima o dopo gli incontri si recava in un garage sotterraneo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Locale non riconducibile direttamente a lui ma del quale aveva la disponibilità e al cui interno a volte si intratteneva anche per qualche ora. Alla luce di quanto emerso e del ricostruito profilo criminale del soggetto, con precedenti specifici in detenzione illecita di armi, le Fiamme Gialle hanno eseguito due perquisizioni locali, la prima nella sua residenza, una villa circondata da un grande terreno a ciaculli, dotata di telecamere a circuito chiuso su ogni lato. Qui è stato portato alla luce un vero e proprio laboratorio con banchi da lavoro, macchinari e ogni tipo di strumento necessario per modificare e assemblare armi e addirittura per incapsulare proiettili. Nel laboratorio è stata rinvenuta una pistola semiautomatica in corso di lavorazione, cartucce e alcune canne di pistola e fucile. Nel corso della seconda perquisizione, effettuata nel garage individuato dai servizi di pedinamento nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, è stato scoperto un vero e proprio arsenale di armi e proiettili occultati in una intercapedine ricavata nel controsoffitto con assi di legno avvitate che coprivano tutto il tetto. I militari della compagnia di Paternò verso le 9 si trovavano di pattuglia in contrada Tre Fontane quando hanno scorto in lontananza un rivolo di fumo nero. Quindi hanno deciso di seguirlo per verificare a cosa fosse riconducibile. Dopo alcune centinaia di metri, la pattuglia ha raggiunto il fondo agricolo nel quale era in atto il rogo, beccando il 45enne che stava gettando sul fuoco dei rifiuti ingombranti di vario genere e di diversi materiali. I carabinieri sono subito intervenuti bloccando l'uomo, per poi procedere a ispezionare il terreno nel quale, in un angolo, hanno recuperato altri rifiuti che, molto probabilmente, sarebbero stati smaltiti sempre mediante incendio. I militari dell'arma hanno arrestato il 50enne mettendolo così a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Allora, Cerino, finalmente siamo a Via dei Corti nel 2024, siamo quasi vicino al periodo natalizio e abbiamo tanti ospiti, da Esther Pantano, Zappo Nicolosi, Angelo Curri, Eleonora De Luca, Danilo Arena, che cosa che mi appartiene personalmente, e Giusy Malato,
Allora, siamo pronti? Vabbè, chiaramente sì, siamo prontissimi. Siamo qui già da stamattina, insomma, abbiamo in questi giorni. C'erano le scuole stamattina? Stamattina c'erano le scuole, in questi giorni abbiamo chiaramente lavorato, abbiamo preparato tutto affinché quest'oggi si potesse iniziare al meglio questa decima edizione, decimo compleanno, insomma, momento per noi molto molto importante, e c'è molto fermento, come puoi vedere, e siamo contenti di avere in palinsesto questi ospiti e tanti altri che chiaramente entravano tutti quanti in un solo manifesto, però saranno il manifesto di questa edizione molto importante per noi. Perché oggi si inizia, ma non è che è finita oggi. Assolutamente no, sarà una quattro Diamo giorni un flash del una quattro giorni incredibile di eventi, proiezioni, talk, che finirà chiaramente domenica 1 dicembre con la premiazione finale, e chiaramente saranno tantissimi anche i cortometraggi, i documentari, sezione animazione, tantissime opere che concorreranno per il titolo. Siamo qui all'Istituto De Felice Olivetti, questa bellissima scuola, dove oggi in questa bellissima aula informatica che inauguriamo anche in questa occasione, qui siamo con il nostro dirigente, l'ingegnere Anna De Francesco, e insieme al presidente della Fondazione Astrea, il professor avvocato Mario Caruso, abbiamo dato seguito oggi alla prima edizione del premio per i ragazzi meritevoli, e quindi meritocrazia e legalità. Qui siamo anzi con una delle ragazze che sono state premiate, e darei subito la parola alla nostra dirigente, che come sempre è pronta e sollecita a voler operare in questo settore. Allora, la scuola è ovvio che abbia questa valenza dell'importanza della meritocrazia e della legalità. La scuola spesso è in alcuni territori più disagiati l'unico presidio di legalità ed è il punto di riferimento per tante famiglie che vorrebbero uscire anche da situazioni di difficoltà. In questo caso noi invece stiamo premiando le eccellenze di questo istituto. Sono due ragazze che hanno fatto, Alessia e Sofia, hanno avuto questo premio proprio perché attraverso una commissione hanno avuto la media più alta, quindi una media superiore al 9. Come diceva il dottore Caruso, l'importante è che tutti si impegnino e che ci sia la onestà intellettuale dell'impegno e di fare il proprio dovere, e attraverso questo poi nella vita otterremo tutti i risultati che ci spettano, perché è così. Quindi importanza di impegno, di senso dell'appartenenza alla comunità, e quindi poi avranno i risultati che meritano. Presidente, oggi sempre meritocrazia e legalità. Sì, assolutamente, sempre meritocrazia e legalità, perché è un'idea che si deve diffondere sempre di più in una società nella quale oggi forse c'è più l'idea che si può andare avanti bene tramite altri sistemi che chiamiamoli proprio per nome, no? La cosiddetta raccomandazione, che ahimè è inutile metterci le fette di prosciutto davanti agli occhi, esistono ed esistono sin dalla notte dei tempi, ma noi dobbiamo diffondere tra i ragazzi soprattutto un'idea di farcela con le proprie forze, di impegnarsi e di combattere bene affinché prevalga sicuramente il merito, bene, e non altre storture che purtroppo nella nostra società, soprattutto quella odierna, esistono. Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 3 dicembre di Globus Television. Martedì, pressione in diminuzione, giornata con cielo irregolarmente nuvoloso o temporaneamente coperto. Non sono attese precipitazioni degne di nota se non qualcuna in provincia di Trapani. Temperature massime fino a 19 gradi, valori notturni senza variazioni.